Un saluto ai nostri amici telespettatori, eccoci al consueto appuntamento con la rubrica Family, salute e benessere. Oggi è nostro gradito ospite il dottor Gianluigi Tiberio, che è presidente dell'Ordine dei Medici di Udine. Buongiorno dottor Tiberio, sappiamo di averla strappata praticamente dal suo lavoro. Mi stava dicendo che mai come in questi giorni vi siete trovati ad affrontare, soprattutto negli ambulatori dei medici di famiglia, una situazione del genere. Sì, effettivamente la situazione adesso in questi giorni è piuttosto incisiva, nel senso che il numero dei contagi è elevatissimo, per fortuna casi gravi non ce n'è tantissimi e per fortuna riusciamo a fronteggiare, però devo dire di fare appello un po' a tutte le persone di fare molta attenzione perché appunto la contagiosità di questa nuova variante è elevatissima e il rischio in questi giorni di diciamo festa in cui ci troviamo a socializzare con maggiore frequenza, il rischio di contrarre la malattia, di essere diciamo positivizzati è piuttosto elevato. Dall'altra parte, a livello ambulatoriale, devo fare le mie congratulazioni ai colleghi che, pur se in fra mille difficoltà, riescono a fronteggiare un'ondata che è veramente un'ondata molto, molto incisiva, la più elevata dall'inizio della pandemia. Ecco, ma mi tolga una curiosità, perché ci sono degli studi, chiaramente degli studi medici, che sono più organizzati, hanno altro personale, hanno personale aggiuntivo a disposizione per smistare le telefonate, ma ci sono degli studi in cui i medici ormai sono allo stremo, ormai non ce la fanno più. Diciamo che devono sopperire con le loro energie a delle situazioni di organizzazione non ottimale. Su questo punto noi avevamo sottolineato la necessità di poter dotare tutti i colleghi di un'organizzazione con il collaboratore di studio, con un eventuale infermiere, eccetera, ma purtroppo diciamo, l'organizzazione è appannaggio solo di circa un po' meno del 50% dei colleghi. Questa è una situazione di disparità anche a livello dell'assistenza territoriale, per cui certi assistiti ricevono un'assistenza migliore di certi altri. E dall'altra parte, in una situazione in cui il lavoro a distanza con la pandemia è aumentato di molto, rappresenta una situazione di grave disagio. Soprattutto quando il telefono squilla incessantemente e riuscire a visitare le persone senza un collaboratore di studio diventa difficilissimo. Senta, per quanto riguarda la situazione generale, anche a livello di ordine dei medici, quanti sono al momento i medici sospesi perché non si sono vaccinati? Tanto più che adesso avrete come ordine un ruolo determinante anche per alcune scelte. Diciamo che allo stato attuale la situazione è di 12 sospesi. La legge è, diciamo, la nuova normativa è entrata appena in vigore, quindi abbiamo appena ottemperato a quello che è il primo elenco delle persone che non hanno ottemperato alla vaccinazione. E quindi stiamo di fatto in una fase di segnalazione delle persone che devono sottostare all'obbligo vaccinale. Oltre all'obbligo vaccinale, adesso come adesso, è necessario anche la effettuazione della terza dose entro il 15 di dicembre. Quindi non è solo aver eseguito la prima fase dell'obbligo vaccinale, quindi prima e seconda dose, ma è necessario che venga eseguita anche la terza dose per tutti i colleghi che sono impegnati in attività lavorative con il pubblico. Senta, mi tolga un attimo questo dubbio, appunto, perché tempo fa abbiamo parlato del nuovo ruolo, proprio per quanto riguarda i controlli, del nuovo ruolo che avrebbero avuto, gli ordini dei medici. Effettivamente, adesso voi che cosa potete fare? Poi vediamo anche quella che è la situazione di eventuali medici che siano stati sospesi nel nostro territorio.
fatto dalla nuova normativa, quindi dalla legge che è stata istituita il 27 novembre, la nuova normativa prevede che dal 15 di dicembre non sia più il Dipartimento di Prevenzione a fare la ricerca dei medici che non sono vaccinati, ma arriva un elenco direttamente dalla Federazione Nazionale che va a interfacciarsi con il database delle vaccinazioni nazionali. Tutti i colleghi, quindi, che non si sono sottoposti a vaccinazione vengono individuati uno per uno e quindi noi abbiamo il compito di inviare una diffida entro 5 giorni a fornire le indicazioni per cui queste vaccinazioni non sono state eseguite. Il collega ha il tempo di inviarle anche lì entro 5 giorni. Qualora non le dovesse inviare, noi abbiamo la necessità di passare alla sospensione. E come diceva, al momento 12 sospesi, ma 12, Sì, 12 sospesi perché sì. questi sono quelli relativi alla vecchia procedura che era messa in capo alle aziende sanitarie, Sì. ai dipartimenti di prevenzione. Nessuno è praticamente escluso dall'ordine proprio perché non ha ottemperato, non si è messo in regola. No, diciamo che sono sospesi perché questi 12 non hanno eseguito la vaccinazione, quindi si trovano in una situazione di non poter essere utilizzati nell'esercizio professionale, perché la legge recita testualmente che è un requisito indispensabile all'esercizio professionale. Ma per essere cancellati dall'ordine, che cosa devono fare? O per Non non sono essere cancellati, cancellati? sono sospesi di Sospesi. fatto, quindi Ma il procedimento poi come continua? Le faccio un esempio Sì. per capire meglio. È un po' come se venisse ritirata la patente. Lei rimane capace di guidare la macchina, ma non ha più la patente, quindi se la fermano senza la patente, lei è sottoposto a un procedimento penale perché è una incapacità legata non alla possibilità di eseguirlo, ma non ha più il requisito e quindi è un reato penale. Lei sta guidando una macchina senza la patente. E quindi la patente può essere anche tolta definitivamente, però non può essere ripresa. Stiamo parlando di sospensione, non di Sì. revoca della patente, Sì. quindi è una sospensione che di fatto la pone in una situazione di non poter essere, più ufficialmente un medico, insomma. Senta, per quanto riguarda così un bilancio dell'anno che si sta chiudendo, che cosa possiamo dire? Perché è caratterizzato pandemia, tante problematiche, quindi l'ordine ha avuto che ruolo in questo periodo? Diciamo che io devo ringraziare i colleghi tutti indistintamente per aver in maniera molto laboriosa fronteggiato la pandemia e facendo appello a tutte le loro energie in condizioni anche difficili, in condizioni di grave difficoltà anche da un punto di vista organizzativo. Quindi questo è il lato più importante. Dall'altra parte ci siamo dati da fare molto per quel che riguarda le vaccinazioni, siamo riusciti ad avere numeri molto importanti, vicini al 90%, e questo è un dato rilevante anche a livello europeo. Dall'altro lato abbiamo cercato di fronteggiare questa pandemia al massimo, tant'è che eravamo arrivati anche ad avere dei ottimi numeri e delle buone prospettive. Questa nuova variante ci sta mettendo nuovamente in difficoltà con numeri importantissimi che però a fronte appunto delle grandi vaccinazioni eseguite abbiamo anche il lato positivo di una riduzione dei casi gravi e questo è il lato forse più importante di tutta la vicenda. Dall'altro lato però se aumentano i casi, come stiamo vedendo in questi giorni, che raddoppiano incessantemente nel giro di pochissimi giorni, ci troveremo nuovamente a fronteggiare anche dei casi gravi, perché sui grandi numeri le percentuali potrebbero
possono essere rilevanti. Quindi faccio appello a tutti alla responsabilità di questi giorni di festa, in cui essere diciamo attenti significa anche aiutare il servizio sanitario nazionale. Senta, in chiusura, quindi un 2022 che sta arrivando, che desta grosse preoccupazioni dal punto di vista della pandemia. Sì, certamente, perché, ripeto, i numeri stanno incrementando in maniera vertiginosa. Chiaramente, per fortuna, i casi gravi sono molto limitati proprio a fronte delle persone vaccinate, però ci sono ancora certe persone che non si sono vaccinate e sono dei numeri non irrilevanti. Ecco, voglio sottolineare che queste persone corrono un rischio gravissimo e quindi ritengo opportuno di fare appello alla coscienza delle persone di mettersi in sicurezza. La disponibilità vaccinale c'è e quindi mai come in questo momento è opportuno che venga capito l'importanza della vaccinazione, che ci sta dando la possibilità di diciamo salvare un sacco di vite umane. Ecco, un'ultima cosa, in chiusura, mancano medici, soprattutto medici di famiglia. Lei pensa che col 2022 un po' la situazione si sbloccherà? Diciamo che noi abbiamo proposto più volte al decisore politico la necessità di poter mettere mano alle regolamentazioni per accelerare di fatto l'ingresso nel mondo del lavoro dei nostri colleghi. Ecco, ribadiamo con forza questa necessità e segnaliamo che i rischi di rimanere senza sono sempre più rilevanti e i tempi per mettervi rimedio sono sempre minori. Per cui affrettiamo questa possibilità di dare modo ai giovani colleghi di adire alla formazione anche in medicina generale, no? E dall'altra parte cerchiamo di favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro, cercando di agevolare le burocrazie che ne ostacolano i tempi tecnici. Bene, dottor Tiberio, io la ringrazio per essere stato con noi, non possiamo fare altro che augurarle un buon 2022, buon lavoro. So che il lavoro in questi giorni proprio non le manca e non le mancherà anche nei prossimi giorni, purtroppo. Grazie per essere stato con noi. Grazie tanto a voi, un caro augurio a tutti gli ascoltatori e a tutti i colleghi che si stanno prodigando. Grazie al dottor Gianluigi Tiberio, che ricordiamo essere il presidente dell'Ordine dei Medici di Udine. E auguri anche dalla rubrica Family, Salute e Benessere. Ci vediamo nella prossima puntata nell'anno nuovo. Auguri.